Eccoci qua, buongiorno a tutti, bentornati a questa puntata di Prima di tutto. Iniziamo una settimana insieme come sempre da oggi, 12 marzo 2018. Proseguiremo chiaramente come sempre a farvi compagnia ogni mattina con la nostra rassegna stampa e con i nostri ospiti in studio. Questa mattina andremo a sfogliare i quotidiani, naturalmente il Centro e il Messaggero, perché come è noto il lunedì la città non è in edicola, e poi la chiacchierata con l'ospite del giorno. Si tratta dell'esponente di Fratelli d'Italia AN Raimondo Micheli. Ma andiamo a scoprire chi è il santo del giorno e poi torniamo insieme. Oggi si ricorda San Massimiliano di Tebessa. Da una Passio Sancti Massimiliani si sa che Massimiliano subì il martirio intorno al 295, un 12 marzo, sotto il consolato di Tusco e Anulino, nei pressi di Cartagine, a Tebessa. Era figlio del veterano Fabio Vittore e, secondo le leggi del tempo, era tenuto a seguire la carriera del genitore. Il giovane cristiano, tuttavia, rifiutò tale strada, nonostante fosse riconosciuto abile al servizio militare. Condotto nel foro, dinanzi al proconsole Dione, fu da questo interrogato circa le ragioni del suo rifiuto. Egli con fermezza rispose: «Non mi è lecito fare il soldato, giacché sono un cristiano», un'affermazione che lo condusse al martirio. Cominciamo a sfogliare il quotidiano Il Centro. In prima pagina una vicenda che ci porta a Montorio Alvomano: muore in casa cadendo dalle scale, il corpo scoperto dopo 12 ore, il 78enne abitava da solo. E poi la fotonotizia: Teramo finisce senza reti lo scontro per la salvezza contro il Sant'Arcangelo, 0-0 il risultato della gara in notturna. Poi nelle cronache: la pittrice uccise, Santolari comunica con i pizzini. E sempre a Teramo, mutilato dopo una diagnosi sbagliata, fa causa. Coltellate a scuola, i carabinieri, un bullo, lo studente ferito. Ma andiamo a vedere tante altre notizie che richiama anche il quotidiano nella primissima pagina. Partiamo dalla politica, il futuro dei governatori. Così le regioni chiedono più autonomia. Intese tra governo, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna. Al lavoro Puglia e Campania. L'Abruzzo ci penserà forse dopo il voto. E ancora nuove partite IVA, L'Aquila ha un segno più. L'indagine dell'Ascot rivela che il capoluogo abruzzese è risultato quarto in Italia per la crescita. Niente scuola per i bimbi non vaccinati. L'Abruzzo non è ancora pronto. Regione e ufficio scolastico confermano i divieti. Oggi rischio confusione in nidi e materne. Paolucci dice: non prevedo caos. La scheda medica, le dosi obbligatorie sono 10. In altre regioni la data slitta. E poi, oltre all'esclusione, si parla sempre di vaccini, è prevista anche la sanzione. Quindi che cosa succede a chi non è in regola? Ecco anche il testo della circolare abruzzese sui divieti. Andiamo ancora a voltare pagina, c'è la politica nazionale, l'Italia dopo il voto, Salvini parla con il Movimento 5 Stelle e Forza Italia insorge. E ancora il PD, oggi la direzione, parte l'era post-Renzi, il partito alla conta. Andiamo avanti e vediamo se riusciamo a sfogliare il quotidiano, c'è qualche problema probabilmente di connessione. E quindi le pagine non sono caricate tutte, si vede, e vediamo di risolvere il problema. Allora facciamo una cosa: nel frattempo andiamo a seguire la conferenza post gara di Ottavio Palladini, il tecnico biancorosso, dopo il pareggio del Teramo Calcio di ieri sera contro il Sant'Arcangelo. Si sperava chiaramente in una vittoria, ma almeno un punto è stato ottenuto. Vediamo. Un peccato, perché poi la partita, le nostre occasioni abbiamo avuto una buona solidità difensiva, secondo me, perché non abbiamo rischiato mai. Il primo tempo abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio, nella ripresa c'è stato qualcosa, ma dovevamo fare qualcosa di più. E quindi è un peccato,
non aver vinto, però lo spirito deve essere questo, una buona solidità difensiva e dobbiamo migliorare qualcosa nella fase offensiva. C'è stata qualche difficoltà di troppo nell'impostare il gioco, te l'aspettavi? No, ma mi aspettavo che loro giocassero questa partita. È normale, abbiamo provato pure a cambiare qualcosa, abbiamo messo qualche interprete che ha magari più offensivo, no? Tipo Vargas, tipo Tulli. Gondo purtroppo oggi non stava bene e quindi si è visto in campo, no? E abbiamo, ripeto, abbiamo provato a vincerla, ma abbiamo fatto, secondo me, nel secondo tempo poco per vincerla. Mister, ieri dicevi nella presentazione della partita che ti aspettavi la differenza da chi subentrava eventualmente. Sei rimasto un po' deluso da chi è subentrato? No, deluso no, mi aspettavo di più, sicuramente, qualcosina di più mi aspettavo, però deluso no, deluso no. Dobbiamo aspettarci sempre di più, quindi speriamo di recuperare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione, soprattutto lì davanti, perché lì davanti dobbiamo cercare di essere più incisivi. Le nostre occasioni abbiamo avuto, oggi cioè non abbiamo rischiato mai, abbiamo avuto le nostre occasioni, ma mi sembra abbiamo preso il palo col bacio terracino, no, Domenico. anche col bacio terracino quando ha tirato, non so se era palo o gliela ha parata il portiere. Ah, gli ha parato La parata, sì. Ah, no. Quell'azione lì, il palo di San Domenico, il colpo di testa di Graziano. Poi nella ripresa ci sono state due o tre situazioni dove potevamo fare gol, ma siamo arrivati sempre un pizzico dopo e quindi su questo dobbiamo migliorare. Hai preferito di nuovo la fisicità, anche sulla scia di quello che sarebbe No, i due stato. centrocampisti secondo me hanno fatto una buona partita, sia in interdizione che anche in fase propositiva. Quello che secondo me è mancato è che ci siamo mossi un pochettino male lì davanti, a mio giudizio. Però abbiamo trovato secondo me l'assetto giusto perché per due partite di fila non abbiamo preso gol e quindi bisogna provare a cercare di fare qualcosa di più lì davanti. Riprendiamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la pagina di Teramo, si parla naturalmente ancora, come giusto che sia, dell'omicidio della pittrice Rapposelli, ebbene Santoleri, Bisbiglia e Pizzini per evitare di essere intercettati, padre e figlio ripresi da una telecamera nella clinica, mentre si scambiano foglietti poi distrutti. Il giudice, atteggiamento senza senso logico tra soggetti che non hanno segreti da nascondere. La politica, incontro fra PD e Mastromauro per scongiurare la crisi politica e ancora a Sant'Omero, via ai lavori alla scuola elementare. Ad Alba Adriatica il comune assume quattro vigili urbani. Torniamo a Montorio, cade dalle scale di casa e muore. Falegname in pensione trovato dopo 12 ore. L'allarme dato dai passanti che hanno visto il sangue uscire dal portone. L'anziano abitava da solo. Il sindaco di Tortoreto in pensione ad Alba, Domenico Piccioni, lascia il lavoro di funzionario nel municipio albense dopo 35 anni di servizio. E a Roseto una raccolta di poesie per sostenere gli aiuti al Venezuela. Voltiamo ancora pagina, mutilato dopo la diagnosi errata, chiede 1 milione alla ASL. Un 68enne teramano si rivolge al tribunale dopo aver subito l'amputazione degli organi genitali. Il suo avvocato accusa Almazzini, hanno detto che aveva le emorroidi, operato d'urgenza a Pescara. E Torre, rilanciamo il porto per la vela. Il presidente della FIV chiede più servizi per utilizzare il bacino giuliese anche per l'attività sportiva. La politica a Sant'Egidio, Forza Italia cerca il successore di Angelini. E poi si torna a parlare di quella ormai nota e triste coltellata a scuola. I carabinieri, la vittima si conferma un bullo. Chiusa le indagini sul violento episodio nei corridoi dell'Ipsa e rapporto in procura. I militari hanno ascoltato 40 testimoni, l'aggressore sospeso per tutto l'anno.
Ad Atri un disco di Andrea Spada per aiutare l'oratorio della parrocchia di San Gabriele. A Roseto fermi i lavori della pista ciclabile. Il maltempo ha imposto lo stop nella zona della riserva del Borsacchio. E poi un'iniziativa della Fidas a Teramo passeggiata per le donazioni di sangue. Ancora ci spostiamo adesso nella pagina di Chieti, tragedia a Rocca Scalegna, muore schiacciato dall'albero abbattuto, incidente in un bosco di Collebuono, operaio di 49 anni travolto dalla quercia durante le operazioni di taglio. Sull'autovelox arrivano i lampeggianti Chieti, i controlli a Brecciarola entro la fine della settimana, sarà riacceso l'impianto spento da 7 mesi. Adesso a Pescara sparite le chiavi dell'auto di Ale, i killer l'hanno spostata e ripulita. Si torna a parlare del delitto del giovanissimo che appunto è stato ammazzato e ritrovato senza vita nei pressi del cimitero di Pescara. Decisive le immagini delle telecamere di Via Mazzini dove è stata ritrovata la Fiat 500 rossa e la procura si affida ad un consulente per l'analisi delle celle agganciate dal telefonino del giovane. Andiamo avanti e siamo adesso a parlare di Pescara Metropolitana. Strade danneggiate dal maltempo, il comune chiede 2 milioni di danni. Appello del vice sindaco al presidente della regione, non abbiamo risorse a sufficienza. Nella pagina dell'Aquila, nuova tragedia a Campo Felice, muore mentre assiste alla gara del figlio. Concezio Gasbarro, presidente di Confagricoltura, fulminato da un infarto a 57 anni. Si trovava ai bordi della pista di sci. Il suo ultimo appello alla regione: serve una politica agricola seria su basi europee. Continuiamo con il quotidiano Il Centro, vediamo di parlare anche un po' di cultura in queste pagine, per esempio il personaggio, la Dolce Vitti in mostra, la donna e l'icona, film, interviste, foto e immagini inedite della grande attrice fino al 10 giugno al Teatro dei Dioscuri al Quirinale di Roma. E allora andiamo avanti, vediamo se riusciamo ad arrivare alle pagine sportive. Nella prima pagina Sport Sebastiani non c'è più. L'alibi Zeman, il presidente del Pescara, cerca di responsabilizzare i giocatori. Domani recupero con il Carpi. Questa è la prima pagina dello sport e naturalmente qui si parla anche di Serie A, ma noi ci spostiamo direttamente al calcio di casa nostra. Sebastiani, domani partita decisiva per il nostro futuro all'Adriatico, il recupero Pescara-Carpi. Il presidente dopo il KO con il Parma, dice Epifani, non poteva fare molto in pochi giorni. È finita l'era del vince o perde Zeman, adesso i calciatori devono svegliarsi. Questa insomma la sorta di tirata di orecchie del presidente. Ed eccoci a parlare del Teramo. Teramo in casa, la svolta non arriva. Vediamo alcune foto relative appunto alla gara di ieri sera. Un'altra prestazione deludente al Bonolis e pari senza reti con la diretta concorrente Sant'Arcangelo. Ricordiamo 0-0 il risultato, poc'anzi abbiamo anche ascoltato l'allenatore Palladini e quindi dopo un buon avvio i biancorossi dimostrano grosse difficoltà a fare gioco anche se sono più solidi. Bacio Terracino crea diversi pericoli e San Domenico colpisce la traversa ma sono lampi isolati, insomma un Teramo che non riesce ancora a convincere. Poi ci sono i risultati delle altre partite: Albino Leffe Ravenna 0-1, Fermana Reggiana 2-2, Mestre Pordenone 4-3, Sud Tirol Renate 0-0, Triestina Vicenza 0-0, Gubbio Feral Pisalo 0-1. Andiamo a vedere ciò che dice invece Palladini. Palladini critica le punte, si muovono male. Il tecnico amareggiato: nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni, mentre nella ripresa dovevamo di sicuro fare qualcosa in più per vincere. Nella
Pagella, vediamo che i voti più alti, il 6, lo ottengono Caidi, Speranza e Milillo. Il resto, insomma, sono quasi tutti sulla scarsa sufficienza. Anche Ilari prende un bel 6 e poi gli altri, il Bacio Terracino. Gli altri sono tutti sul 5, 5 e mezzo, secondo appunto la pagella del quotidiano Il Centro. E Caidi mastica amaro, dispiace non aver vinto. Il difensore dice: ci tenevamo molto a regalare una gioia al nostro pubblico. Ora testa all'Albino Leffe. Continuiamo a sfogliare il quotidiano. Girone F, il colpaccio nel recupero. Nero Stellati, seconda vittoria a San Marino. Per l'appunto sussulto d'orgoglio con le reti di Conè e Bruni, di Corcia, rammarico per le gare perse. E poi andiamo velocemente a sfogliare il quotidiano nelle pagine sportive. Avezzano beffato, un rigore dubbio nega la vittoria. Castelfidardo Avezzano 1-1, poi L'Aquila e il futuro resta un'incognita, niente bilancio né soldi per la gestione corrente, Miani lascia, ci si chiede. E poi Vastese tra playoff e società più forti, Biancorossi al lavoro su due fronti, Bolami allarghiamo la base. Il Pineto prepara quattro partite in 12 giorni, domenica derby con i Nero Stellati. Giulianova distratto ma resta Real. Real Giulianova San Salvo 2-2, insomma un pareggio ci sta ogni tanto, non si può sempre vincere. Bloccato dal San Salvo che acciuffa il pari sul rigore al 90esimo, il vantaggio della capolista resta più 11. La squadra di Gelsi strappa il 2-2, ancora ultima, ma la distanza dai playout si è ridotta ad un solo punto. E poi Martin Sicuro fa il colpaccio e torna al secondo posto. A questa pone Martin Sicuro 1-2. Lo Spoltore cane il poker per l'Alba Adriatica, niente da fare, Alba Adriatica Spoltore 1-4, Carosone sul filo di lana regala la vittoria alla Torrese, Torrese Emilianico 3-2. Incredibile, Chieti prende due gol nel terzo minuto di recupero, effettivamente insomma è quasi un record, Cupello Chieti 2-2, mentre River 65 vede la salvezza, Angolana playoff lontani, River Chieti Renato Curi Angolana 1-0. Vediamo anche San Buceto Penne 3-3, Paterno Amiternina 1-1, Montorio 88 Capistrello 0-3, Leccese fa volare il Capistrello, nuovo KO interno del Montorio. Continuiamo adesso con la promozione, il Ponte Nuovo Manova va di corsa, KO anche a Celano, mentre nel girone B Delfino pareggia e rimonta, dopo 30 minuti era sotto di tre reti. E adesso allora andiamo a fare una brevissima pausa e poi torniamo con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere il quotidiano Il Messaggero, in primissima pagina si parla del delitto di Alessandro Neri, Alex conosceva l'assassino, spunta la pista familiare, c'erano litigi per il patrimonio, il killer era molto vicino a lui, il giallo degli occhiali da cui non si separava mai, trovati all'interno dell'auto in centro. E poi L'Aquila, muratore nel canale, nessuna ipotesi, mentre l'altra tragedia, la Rocca Scalegna, taglia la legna, muore travolto da una Quercia, la vittima aveva 49 anni. E ancora la politica, elezioni, razzi, attacca Pagano, prende fischi per applausi. Per quanto riguarda invece lo sport, Pescara adesso devi pensare alla salvezza. Serie D, Avezzano un pari da playoff, L'Aquila il silenzio di Miani. Andiamo ad approfondire le notizie, siamo nella pagina di Pescara, Alessandro ucciso, spunta la pista delle liti patrimoniali, la madre riascoltata ieri per 3 ore dai carabinieri, i militari ora stanno indagando sul movente familiare. E poi strade Groviera, comune senza soldi, Blasioli chiede 2 milioni alla regione. All'Aquila buche per adesso le toppe, divampa lo scontro politico. Gli operai del comune sono intervenuti sulle strade cittadine con le maggiori criticità. Per la sistemazione definitiva delle arterie bisognerà attendere l'arrivo del maltempo. Del resto anche a Teramo stanno mettendo le cosiddette toppe.
che però andrebbero obiettivamente un po' aggiustate, livellarle, altrimenti non c'è la buca, ma ci sono avvallamenti continui sulle strade, insomma anche quella non è, diciamo così, una sensazione piacevole, perché insomma sembra di stare a fare un po' una sorta di... come dire, giro tra le montagne e tra le campagne. PD, la segreteria aquilana si ribella all'azzeramento, sempre all'Aquila dunque, poi la denuncia a Petrucci, il provveditorato blocca la ricostruzione. Operaio trovato morto, forse azzannato da un cane, un giallo. E poi siamo ad Avezzano. De Angelis dica sì alla nuova maggioranza, il responsabile cittadino del PD Giovanni Ceglie lancia un appello di responsabilità in nome della città. La coalizione del centro-sinistra, che ha vinto al primo turno, pronta a collaborare su punti condivisi del programma. E poi Campo Felice, un altro morto per infarto sulle piste da sci. Andiamo a Chieti, taglia la legna nel bosco, muore travolto da una quercia. Daniele Zinni, 49 anni, di Rocca Scalegna, stava sradicando la pianta con il trattore. A causa della corda troppo corta, l'uomo è stato preso in pieno, trauma cranico fatale. Andiamo a Teramo adesso, piste ciclabili e bike sharing, che caos, sono un fallimento. La denuncia degli amici della bici, rifare da capo la mobilità sostenibile, due ruote abbandonate a se stesse e i pochi percorsi non sono collegati. 100 giorni alla maturità, festa blindata a San Gabriele, oggi torna dunque l'appuntamento con la benedizione delle penne. Appello su Facebook, cuccioli abbandonati, adottateli. Il comune di Cellino Attanasio chiede per l'appunto di adottare questi 5 cuccioli. A Giulianova, accoltella 17enne a scuola, ricorso contro la sospensione. Si parla naturalmente della vicenda che ormai tutti conosciamo molto bene. E poi Montorio al Vomano, i vicini, sangue dal portone, 75enne, trovato morto in casa. Siamo allo sport. Pescara pensa alla salvezza per il nuovo allenatore Epifani. Domani subito un nuovo banco di prova. All'Adriatico discende il Carpi. Modifica tattica. Torna la difesa a 3. E poi il Teramo. Il Bonolis è un tabù. Finisce senza gol con il Sant'Arcangelo. Gara noiosa e povera di emozioni. Ancora Palladini, nella ripresa dovevamo fare qualcosa di più, comunque una buona difesa. Avezzano be bello a metà, Biancoverdi avanti nel secondo tempo con Dos Santos, nel finale la beffa, penalty dubbio contro il Castello e 1-1. Le ragazze di Montesilvano ballano con la Coppa Italia, eccoci qui. Grande impresa del team guidato dal pescarese Marzuoli, la capitana Guidotti, non avevamo mai centrato questo titolo. Poi l'Aquila KO di misura contro Cavalieri Prato, al fattore finisce 27-25 per i toscani, si parla chiaramente di rugby. Real Giulianova si rilassa, pari in casa con San Salvo, un rigore in zona Cesarini ha permesso agli ospiti chietini di raggiungere il 2-2, il direttore di gara non ha soddisfatto. Cupello che rimonta. Conta due gol segnati al Chieti nel recupero, pareggio a sorpresa dopo le reti teatine di Selva Allegra e Catalli. E poi Martin Sicuro al fotofinish, secondo posto agganciato. Roseto grande ma battuto, gli Sharks si arrendono in casa a Trieste, Carlino aveva firmato l'illusorio sorpasso e poi Sieco piega la capolista Alessano e si salva ma quanti rimpianti, stiamo parlando chiaramente di pallavolo. Ed è tutto anche per il quotidiano Il Messaggero, adesso piccolissima pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme con l'ospite di oggi Raimondo Micheli, a tra poco. Eccoci qua, torniamo insieme in compagnia, come vi dicevo, di Raimondo Micheli, benvenuto, esponente di Fratelli d'Italia AN. Allora, AN non c'è più. ormai c'è, non c'è, A tanto me. ormai c'è chi non c'è. Stavo leggendo adesso il salto della quaglia, chi passa da un lato, chi passa dall'altro, su certa stampa, appunto c'è questo articolo, quindi è tutto relativo oggi, oggi c'è, domani non c'è. Intanto buongiorno e grazie dell'invito.
Serena. A me dispiace che non ci sia più AN, dispiace perché comunque è stato un percorso bello della politica. L'unica cosa che, poi parleremo di tante altre cose, che fa piacere è che dal 1900, dal dopoguerra in poi, quello che è stato il Movimento Sociale e poi trasformato in Alleanza Nazionale, con la convergenza del PDL, con le famose quote ricordate 70-30 e poi in Fratelli d'Italia, la fiamma è l'unico simbolo di tutti i partiti del dopoguerra che è rimasto e non è mai scomparso. E questa un po' la dice tutta. E va bene, fatta questa disamina su Fratelli d'Italia, possiamo esaminare, no, tanti altri aspetti. Allora, intanto prendiamo spunto proprio da questo articolo del quotidiano online Certa Stampa, in cui appunto si spiega che c'è il salto della quaglia di Quagliariello, per appunto, che insomma ha deciso di passare appunto in Forza Italia. Intanto come mai questa scelta e adesso che succede in questo partito secondo Raimondo Micheli? Iniziamo a farci un po' i fatti degli altri, mettiamola così. Beh, questo sì, intanto questa scelta è difficile da commentare e da, diciamo, questionare, perché qui si tratta di un partito nel quale, dove Quagliariello secondo me ha già avuto un suo passato. Tempo fa dissi, quando poi il PDL si è sciolto e si è ricomposto in diverse anime, dissi, perché Quagliariello è stato il fondatore del nuovo centrodestra e poi lui ha fatto una scelta diversa, quella di non restare nel nuovo centrodestra e di uscirne. È chiaro che un Silvio Berlusconi, a un Quagliariello, a un Lupi e a tante altre persone probabilmente avrebbe perdonato questo momento di distacco da lui. Poi Quagliariello è un parlamentare di lungo corso, al di là delle qualità e delle capacità che nessuno può disconoscere, essendo un docente, quindi di università, ha carattere, carisma e professionalità. Perché? Perché probabilmente questa componente che è andata alle ultime politiche con la sovrapposizione di una quota di Fitto, una quota di Quagliariello, una quota dell'ex dell'UDC, non so se esiste ancora, di Cesa, e come spesse volte è come mettere un panino con tanti strati, tanti ingredienti, però poi di fatto non si riesce ad assaporare il vero, diciamo, sapore o del pomodoro o della sottiletta o di altro. Adesso scherzi a parte, credo che però l'esempio è molto lampante. Cioè, questi hanno creato una quarta gamba dove era un insieme di componenti. Se Quagliariello ha fatto questa scelta, sciocco non è, probabilmente avrà avuto da Silvio Berlusconi rassicurazioni sul futuro e probabilmente su qualche ruolo importante che avrà nel prossimo governo. Questo è il mio pensiero, poi sicuramente mi sbaglierò. E sicuramente niente è dettato dal caso. Cosa succede a livello locale? Beh, a livello locale adesso gli interlocutori sono tanti. Mi viene da pensare al senatore Pagano, al senatore Quagliariello, mi viene da pensare anche al vice coordinatore regionale, che fino ad ora è ancora lui, Maurizio Brucchi. Mi viene da pensare anche all'attuale consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Gatti. Quindi, insomma, c'è un insieme di struttura e di persone che devono ancora, secondo me, decidere cosa fare, per non dimenticare anche Vincent Fanini, che è il coordinatore provinciale di Forza Italia. C'è tanta gente, vuol dire che Forza Italia si sta ricreando un contenitore importante per affrontare le prossime amministrative e i prossimi impegni elettorali. Questo è il mio pensiero, al di là non posso aggiungere altro, anche perché non saprei cosa aggiungere. A proposito di elezioni amministrative e regionali, io credo che i nomi che abbiamo appena fatto siano più interessati, credo, è un mio pensiero, ma può darsi che venga assolutamente disattesa. Penso che un Brucchi, vabbè, Brucchi per forza, un Di Dalmazio, un Gatti, siano persone più orientate, no, al discorso regione. E provare, insomma, questa opportunità? Questo non so.
Allora andiamo a distinguere intanto. Di Dalmazio faccio fatica a pensare che lui voglia ancora proporsi per un percorso regionale. Poi probabilmente verrò smentito domani mattina. Stessa cosa penso di Paolo Gatti, anche perché è stato lui più volte ad annunciare che il percorso regionale, così come lui lo ha da 10 anni a questa parte, da 8-9 anni a questa parte, intrapreso, probabilmente non sarà il futuro consigliere regionale per la terza volta, al di là delle qualità e delle capacità elettorali che sicuramente lui ha. Per quanto riguarda Maurizio Brucchi, spesse volte lui si è lasciato scappare in questa opportunità di intraprendere un percorso regionale. È chiaro che se tutti e tre, non credo Mauro Dalmazio, perché secondo me, non avendolo sentito in questi giorni, rimarrà nella sua composizione civica che oggi lo caratterizza a livello locale, poi il rapporto che ha lui con Quagliariello, un rapporto sicuramente di collaborazione e di amicizia, però lui è stato ed è, secondo me, attualmente identificato come un diciamo, responsabile di un movimento civico teramano. Brucchi sì, Brucchi penso che voglia intraprendere anche questo percorso, però prima di pensare alle regionali forse c'è anche da intraprendere il percorso delle amministrative, non solo al comune di Teramo, ma non dimentichiamo che ci sono tante amministrazioni comunali importanti come quella di Silvi, di Atri, di Alba Adriatica, adesso Civitella del Tronto, quindi Montorio al mancano Vomano. Montori Alvomano, quindi sono tanti comuni che Certo. tornano al voto nel maggio del 2018, per non dimenticare che nel settembre-ottobre, credo, giù di lì del mese dell'anno dopo l'estate, si dovrebbe tornare al voto in provincia col sistema che tutti quanti noi conosciamo. Quindi prima delle regionali ci sarà sicuramente un misurarsi in questa gara Insomma, amministrativa. un anno ricco di appuntamenti elettorali, ma soffermiamoci sul comune di Teramo. Insomma, qui si sta iniziando, no, a infervorare il clima, anche perché iniziano ad esserci i candidati, nomi e cognomi. Dunque, ufficializzati già Alberto Covelli, Serafino Pulcini, adesso è ufficiale anche la candidatura di Giovanni Cavallari. A quanto pare il Movimento 5 Stelle non ha fatto nomi, ma avrebbe un suo candidato già Mi pronto. sembra anche comprensibile, Certo, dopo il giustamente, risultato elettorale, è chiaramente sì. comprensibile. La Lega, a quanto pare, presenterà anche un suo candidato, questo perlomeno è quanto ha Ho letto dichiarato. che probabilmente anche in regione presenteranno il candidato Assolutamente sì, presidente. assolutamente sì. L'ha dichiarato insomma nella nostra trasmissione proprio l'onorevole Bellachioma. Quindi già attualmente, e qui diciamo che non ancora è noto l'eventuale nome del PD, perché Cavallari a quanto pare scenderebbe in campo con una lista civica, sembrerebbe che. Insomma, sono già tanti nomi, e siamo ancora piuttosto lontani, mettiamola così, da quella data. Lontani no, Serena, Due perché mesi e siamo ormai a mezzo più o primavera, meno. siamo a Sì, metà sì. marzo, si vota a fine maggio e quindi siamo stati un po' rallentati, forse i lavori sono stati rallentati dalle politiche che si sono svolte qualche settimana fa. Il mio pensiero su questi candidati, ma sono tutti candidati autorevoli, io conosco bene Cavallari per aver con lui condiviso un percorso di amministratore, non di compartecipazione nella stessa componente, ma di amministratore. Lui era il consigliere dell'opposizione, noi eravamo in consiglio comunale, io ero assessore della Giunta Chiodi. Ho conosciuto Covelli come consigliere comunale, un po' meno lui, l'onorevole Pulcini di riflesso so chi è, ma credo che siano tutte persone autorevoli per poter ricoprire il ruolo di sindaco. È chiaro che questo non è un problema di Fratelli d'Italia, Assolutamente cioè, no, anche lei è stato tirato in qualche modo in ballo, però ha detto no, no, grazie. io ho detto no, grazie, non per fuggire da responsabilità. Né tantomeno perché non mi lusinga o perché essere il sindaco della mia città, non, assolutamente no.
E perché con raziocinio e con grande senso di responsabilità comprendo che non è il momento, non sono la persona che può ricoprire questo ruolo. Forse qualche anno fa avrei avuto anche un po' meno anni e avrei potuto fare questo, ricoprire questo ruolo. Darò una mano, starò dietro al mio partito, stiamo cercando di comporre una lista. Io, quando sento ci sono 5, 6, 7 liste, o penso che noi forse non siamo così capaci, noi ne abbiamo una sola e si sta lavorando su questa lista. Sui candidati sindaci, questo, come ti dicevo, non è un problema di Fratelli d'Italia, perché hai portato dei nomi importanti, ma che non caratterizzano il nostro pensiero politico e né tantomeno credo che possano essere considerati vicino alla nostra idea di sindaco. Oh, ma il centrodestra, ripeto, sta aspettando comunque, perché noi siamo la destra. Certo. Allora, questa amministrazione che è uscita, quella di Brucchi, era un'amministrazione di Brucchi, non era amministrazione di centrodestra. All'interno c'erano anime di sinistra, uomini che hanno ricoperto ruoli importanti, ma non per due mesi, per anni, nel centro-sinistra, di assessore, di presidente del Consiglio. C'erano grandi stimatori di D'Alfonso, di Renzi. Spesse volte io in Consiglio Comunale ho detto, io signori sono anti-renziano, sono anti-alfonsiano, sono stato il coordinatore regionale del mio partito per il referendum per il no. E io ricordo che consiglieri comunali che erano nell'amministrazione Brucchi, non nel centrodestra, appoggiavano il governo Renzi, appoggiavano il referendum per il sì e andavano a braccetto con D'Alfonso. E io oggi faccio fatica, con tutto il rispetto per il ruolo, per l'autorevolezza e per la capacità di ogni singolo sindaco, ma noi di Fratelli d'Italia siamo la destra. Come facciamo a dire ai nostri elettori, che sono pochini, però a noi è sempre piaciuto essere in pochi, perché sappiamo anche fare opposizione, siamo stati per anni nel famoso isolamento storico, quindi non temiamo di rimanere in opposizione. Come facciamo a giustificare un rapporto con chi fino a ieri ha appoggiato il governo Renzi? O con chi alle ultime politiche si è presentato in conferenza stampa con uomini di D'Alfonso, persona rispettabilissima, o di sinistra? Come facciamo a giustificare ai nostri elettori che andiamo ad inciuciare con uomini che fino a ieri sono stati coordinatori del Partito Democratico a Teramo? Ci vuole un po' di coraggio. Allora, come diceva il mio carissimo amico Giannato Morra, se non si dovessero creare le condizioni di un nuovo centrodestra o di un apparentamento naturale, non innaturale, quando si fa un matrimonio, prima ci si fidanza, ma se uno dei due dice io voglio i figli e l'altro dice io no, io voglio abitare in condominio, io voglio abitare in campagna, io non voglio più vedere tua madre e io non voglio vedere più tua, io penso che il matrimonio non si debba fare. Esatto. Allora è meglio rimanere singoli, no? Assolutamente. Così siamo noi, noi siamo Fratelli d'Italia. Stanno tirando fuori nomi come se noi ci dovessimo accodare come servi. Assolutamente no. Gian Donato ha detto, se dovessimo andare da soli, noi abbiamo il nostro candidato sindaco, ma non siamo irresponsabili, siamo coerenti col nostro modo di pensare. Lei oggi commenta il buon senatore Quagliariello, ma tutto sommato Quagliariello è saltato da una lista che era nel centrodestra ed è tornato a casa nel centrodestra. Non è che Quagliariello oggi è andato col 5 Stelle o è andato col Partito Democratico. Sta lì. È chiaro che in una componente dove si fa fatica a pensare a una composizione organica da qui ai prossimi anni che possa salire dall'1-2% al 5-10%, lui, poiché ha tanto da dare alla politica, perché non è uno sciocco, è tornato a casa di Berlusconi. Non è andato da Renzi col piattino in mano, o tantomeno da D'Alfonso, che è l'involuzione della politica abruzzese. Questo noi non lo possiamo tollerare. E state da soli? E stiamo da soli.
Nessun se questo matrimonio non si deve fare, non lo facciamo. Prima ecco, fate pace tra di voi. Però poi nel caso il candidato sindaco, ce l'avete già un nome? Ah, ma i candidati sindaci ce li abbiamo, sì. Ce li abbiamo. Mi viene a pensare anche a Gian Donato Morra. Ah, perché no? Sarebbe un ottimo sindaco, perché pensa, no? Grazie, riferirò. Ma sì, ma guarda. Spero che ci stia ascoltando. Non è polemica la mia. La mia è una considerazione naturale. Io rispetto chi ha detto il mio candidato sindaco è il signor Rossi, il mio candidato sindaco è il signor Bianco. Poi mi si rivolge la domanda e mi si dice voi che ne pensate. In bocca al lupo. Certo. L'unica cosa che mi viene da pensare e mi fa riflettere è che comunque il centrodestra deve ancora scegliere questo candidato, perché mi sembrerebbe chiaro che non ci si avvolge intorno a Covelli, anzi mi sembra che ci sia già una spaccatura bella e nuova. Io non ho capito. No, e di una lista probabilmente di centrodestra. Perché? Perché? Perché lo porta avanti. Ma se si va in campagna elettorale alle politiche e si appoggia un candidato di sinistra, come ci si fa a pensare che si possa essere di centrodestra? Ma se in consiglio comunale chi lo rappresenta si alza e dice io sono un renziano e sono d'Alfonziano e al referendum un voto per il sì. Ma scusi, qual è la destra di questo centrodestra? La Lega. E allora gli amici della Lega facessero questo percorso. Ripeto, Covelli, mi diceva lei, il consigliere Covelli, bravissima persona, ottimo ragazzo. È chiaro che lui fa il tifo per una squadra, io per un'altra. Lui appartiene a una componente, io rispetto la sua, lui deve rispettare la mia. Mi scusi, io ho fatto, come le dicevo, nel 2 anni fa, il referendum per il sì. Io ero rappresentante per il no. Ricordo le dichiarazioni di chi diceva noi appoggiamo. Ci fu una polemica sull'accorpamento in consiglio comunale tra i carabinieri e la guardia forestale. Io ero contrario. Si ricorda? Io ero contrario perché dissi sono due corpi importantissimi, naturalmente i carabinieri hanno una storia diversa da quella che è la forestale, io dissi secondo me l'arma dei carabinieri deve continuare, arma dei carabinieri no, la forestale deve continuare a svolgere il suo ruolo e rispetto agli amici della forestale, fui attaccato dai componenti della maggioranza perché io criticai Renzi e Alfano di questa marmellata. Fui attaccato perché noi siamo renziani e siamo da. Però mi perdoni Micheli, queste dichiarazioni anche fatte davanti, diciamo così, ai cittadini. Le ricordo che io ero in opposizione al Comune di Teramo. Sì, opposizione sì, ma sempre diciamo così. Mai un'opposizione drammatica, sempre costruttiva. Però si veniva dalla parte del centrodestra. Come? Non ho capito. Sedeva fisicamente dalla parte del centrodestra. Ma come faccio ad andarmi a sedere dalla parte del centro-sinistra? Ho tanti amici a sinistra, ma non posso andarmi a sedere del centro-sinistra. Assolutamente. Lo dicevo poc'anzi. Ecco. Sì, ero critico. Però anche sapere se che poi insomma non sono andato a firmare la sfiducia al sindaco, perché io non dimentico, col sindaco ho avuto un ruolo anche di amico in giunta con Chiodi. Io l'ho appoggiata quella lista, sempre. Allora, essere critici vuol dire lavare i panni sporchi a casa, ma non, perdonami il termine, tagliarsi per poi fare un dispetto agli altri. Io non sono andato a firmare perché ritenevo che forse si poteva ancora continuare, glielo dice uno che non aveva ruoli né in giunta, né in certo, consiglio, né niente, assolutamente. Però questo è il mio modo di fare, di pensare. In bocca al lupo ai candidati sindaci, probabilmente faranno delle ottime liste. Io sono convinto che Alfonso sì, Di Sabatino fa sempre delle ottime liste perché è un ragazzo capace, perché è un professionista serio, perché ha una grande arte oratoria, è uno che quando prende la parola sa cosa deve dire. È chiaro che lui è pronto con una sua lista, forse con più di una lista, con il suo candidato sindaco. Lo rispetteremo. Però quando sarà il momento, se ci dovessero chiamare, fino ad ora non ci ha chiamato ancora nessuno. Ma non mi sembra di capire che vi chiameranno, chiameranno. Una sorta di spaccatura, insomma, si legge in questi giorni. Beh, il solco c'è, è chiaro che non è facile risanare, ripianare una situazione già un po' di per sé compromessa. Io ho ascoltato le dichiarazioni dell'ex presidente della regione Gianni Chiodi, il quale riteneva, non dico impossibile, ma difficilmente percorribile una strada di risanamento e di, diciamo,
smussatura degli angoli che si sono creati per creare delle curve un po' più dolci per tornare insieme. Io dico che sono ancora fiducioso, ci vuole chiarezza, perché non si può di qua del ponte dire una cosa e di là del ponte dirne un'altra. Vede che è successo 10 giorni fa? Cioè, abbiamo una situazione di 3 forze politiche distinte in un sistema elettorale che sicuramente non è tra i più belli e tra i più funzionali. Diciamo pure che Fratelli d'Italia questo sistema elettorale non lo ha votato, ma non è un attenuante. Poi di fatto l'unica cosa importante e seria e ha agevolato gli elettori questo sistema elettorale è stato che si doveva solamente porre la croce e non scrivere nulla. Ma di fatto a cosa ha portato? Che la metà dei parlamentari oggi non ce li ha nessuno. Ed è un sistema ingovernabile. Io non vorrei essere nei panni del presidente Mattarella nel momento in cui dovrà dare l'incarico, e lo dovrà dare l'incarico al rappresentante o al presidente del Consiglio che ha comunque la fiducia della maggioranza dei parlamentari. E oggi di fatto non c'è. L'elettore che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire quello che tutti quanti abbiamo ascoltato in questi giorni in televisione. Ora però io personalmente da responsabile direi a 5 Stelle, chi ha vinto deve governare. Guardi che se noi non diamo la possibilità a 5 Stelle di governare, probabilmente di stare ancora all'opposizione, fra 3 anni loro non prenderanno il 30, prenderanno il 50. Assolutamente sì, concordo pienamente. Ma torniamo a Teramo, perché il centrodestra deve ancora esprimere il suo candidato. Quindi... chi potrebbe essere questo nome? Io ho letto che il coordinatore della Lega ha proposto un incontro e fino adesso hanno aderito gli uomini di Futuro In e un'associazione Verso, ma credo che sia un po' la stessa cosa all'interno della stessa componente. È chiaro, stanno aspettando che io ho sentito il coordinatore di Forza Italia, perché io parlo con il coordinatore di Forza Italia e con il coordinatore della Lega. Queste sono le linee ufficiali. Poi le civiche, ben vengano le civiche. Le civiche io le rispetto tutte. Ben vengano le civiche perché comunque sono espressione di una volontà di cittadini che non hanno sicuramente intenzione di caratterizzarsi in un partito, ma che hanno sicuramente l'intenzione di dare un contributo. Il coordinatore di Forza Italia ha detto di temporeggiare qualche giorno, io sono d'accordo, appena avremo da parte di Forza Italia il nome dell'interlocutore comunale col quale cominceremo a sentirci. Con Paolo Gatti ci siamo sentiti, c'è qualcosa da smussare assolutamente, perché non tutto è andato bene in questi anni, però insomma, sa, i tentativi per riparare a una situazione compromessa si devono fare sempre, lo si fa anche tra amici, tra fratelli, tra conoscenti, quindi addirittura immaginiamo se non si debba fare in politica dove si è caratterizzati da un grande senso di responsabilità. Poi diremo un po' la nostra su quello che è. Se ci dovessimo trovare d'accordo sul programma, perché è quello più importante, noi non abbiamo intenzione di fare un nuovo stadio a Teramo, non abbiamo intenzione di, noi abbiamo intenzione di portare dei punti ben precisi e determinati. Intanto dobbiamo restituire decoro a questa città, decoro anche visivo, non soltanto di comportamenti. Dobbiamo ricreare entusiasmo all'interno del centro storico, riprendere i rapporti con le frazioni e non creare dei mini feudi dove la frazione vive un destino migliore delle altre frazioni se ha l'assessore di riferimento. Questo non è più guardi, non è più accettabile. Se in quella frazione c'è l'assessore che la mattina si attiva a far venire il decespugliatore, la team a raccogliere la spazzatura, o se si sposa il compare, pulisce la strada, allora quella frazione vive una situazione migliore di un'altra. Ma un'altra frazione che non ha il rappresentante locale ha gli stessi diritti di tutte le frazioni. Questo noi l'abbiamo visto ultimamente e non è più sostenibile. Il centro storico, guardi,
Ci sono amici che mi dicono sì, io ho voglia di venire a Teramo, a parte che per trascorrere 2 ore a Teramo devo pagare 2,50 euro di... Per carità, ben vengono le 2,50 euro di sosta, ma cosa mi offre Teramo? Soprattutto di domenica, allora, davvero è qualcosa di insostenibile. Abbiamo avuto dei lavori e la pazienza dei commercianti, vanno coinvolti i commercianti in un progetto politico. Con il nuovo sindaco ci deve essere una categoria rappresentata e rappresentante. Noi vogliamo che i commercianti dicano la loro su qual è il problema di questa città all'interno di un sistema commerciale che non funziona, ma non per colpa loro. Ho visto che sta dando, diciamo così, dei punti fermi, no? Di questo teorico. Ma ce ne sarebbero ma tanti sì, altri. Posso immaginare. L'impiantistica sportiva. Ma certo, su cosa? Non... La Teramo Ambiente, la Tercop. Ma stiamo scherzando, i punti sono tanti. Perfetto. Li dobbiamo su quali affrontare argomenti? Diciamo se uno così... mi viene e mi dice io domani voglio realizzare l'aeroporto, non siamo d'accordo. Non si può, guardi, si esce da Teramo sotto a via Tomba di Paolo Antonio, sa dov'è, sotto certo. Via De Mazzini, la prima cosa che si incontra sono delle strutture a contenere una palazzina che è cadente e più vedere quello steccone dell'ex ospedaletto, sì. Io lo chiamo, di Porta Romana, che è ancora lì da anni. Non c'è un'idea di quello che si vuole fare. Questo è anche non vero. C'è un'idea, non un progetto. Non c'è un'idea, e almeno intanto, non c'è un ufficio, una struttura che è delegata ad intercettare fondi europei. Noi siamo la regione, e penso anche il comune, che non ha mai intercettato fondi europei se si va a fare un sondaggio sul campo nazionale. Su quegli argomenti, quindi, visto che siamo anche in chiusura, non c'è, ecco, uguaglianza di pensiero? Cosa non vi magari accomuna completamente? Visto che anche prima ha detto con Gatti, insomma, dobbiamo anche capire bene, dobbiamo smussare alcuni aspetti. Sì, l'amico Paolo ha avuto delle responsabilità in questa giunta, le ha avute, non può tirarsi indietro. D'Alfonso ha detto che praticamente Gatti deve star fuori dalla politica per questa eutanasia che ha provocato almeno 10 anni. Certo, lei non è d'Alfonziano, quindi sicuramente non è d'accordo. Non lo so, io... quello... Certo, Paolo ha avuto delle responsabilità in questa amministrazione, ha avuto responsabilità anche in altri enti strumentali, perché ha degli uomini suoi che hanno ruoli importanti. Va chiarito anche il rapporto, perché il rapporto con Paolo Gatti va chiarito anche sull'ambito provinciale, in tante altre amministrazioni. E non può essere, per quanto mi riguarda, soltanto Teramo, perché vincere Teramo e perdere Silvi, Atri, Alba Adriati, Civitella non credo, perché il sindaco Cristiano Di Piero penso che abbia tutte le chance per potersi riprendere l'amministrazione, Montorio, sa, poi in fondo Teramo è un piccolissimo granello di sabbia se lo si va a rapportare in campo nazionale. Io tante volte ho sentito ma noi adesso a Teramo non abbiamo rappresentanti perché secondo me non c'è stata la compattezza. Guardi, Teramo e l'Abruzzo per noi, per me la regione è il comune più bello d'Italia, è la mia città, ci sono nato io, i miei nonni, mio padre, insomma. Ma se noi andiamo a Tiburtina e scendiamo col pullman e ci facciamo un giro a 360 gradi visivo, noi abbiamo già visto 400.000 abitanti. Cioè questo significa che è vero che abbiamo un rapporto di qualità di vita, però numericamente noi non rappresentiamo quello che può rappresentare un rione romano. Nella politica questo purtroppo ha un suo peso. Allora avremmo dovuto coagularci tutti quanti, cercare di fare forza, magari anche su uno o due persone, anche perché la possibilità di essere eletti tutti non c'è, non c'è. E la cosa che io oggi purtroppo vengo a notare è che i segretari di partito non esistono più, esistono i proprietari dei partiti. I segretari di partito una volta decidevano le candidature sui posti, sui luoghi, andando sul posto ad ascoltare le istanze degli iscritti e dei circoli. Oggi il capo, il proprietario del partito decide chi candidare a Teramo, in barba anche agli elettori e con disprezzo volgare di chi oggi sul posto sta a fare politica dalla mattina alla sera. Questo purtroppo
è accaduto di alcuni partiti. Per fortuna non è accaduto del mio, perché la candidatura dell'amico Gian Donato Morra, e qui stendo un velo pietoso su questo sistema elettorale, perché prendere quasi 18.000 voti e non essere 19.000 voti e non essere eletti la dice tutta su questo sistema elettorale. Noi di Fratelli d'Italia ripartiamo da questo dato, ripartiamo dalla qualità dei nostri uomini. Lei prima mi diceva perché chi potrebbe essere candidato, io l'ho tirata lì, adesso magari non ne creiamo un candidato sindaco, lei mi dice ce l'avete un nome, ma il primo che mi è venuto in mente è Gian Donato Morra, perché è sicuramente una persona di qualità e non lo devo dire io. Noi cercheremo di ripartire da questa organizzazione, da questi dati, da questi risultati, della serie come abbiamo detto in campagna elettorale, senza paura dalla gente nostra. Purtroppo il mio partito in passato è stato più servo che alleato di Berlusconi, senza nulla togliere al presidente Berlusconi per le ottime capacità manageriali e politiche che ha dimostrato in passato, forse oggi un po' meno vista l'età e visto anche i dati, i risultati elettorali, perché la Lega ha superato abbondantemente questo partito. Però ripeto, noi proveniamo da un periodo sicuramente difficile, con il nostro segretario Gianfranco Fini che comunque ha creato qualche difficoltà un po' a tutti, abbiamo avuto delle perdite all'interno delle componenti, oggi ci stiamo ricreando un'organizzazione e siamo decisi a non, mi perdoni, a non farci scendere più i pantaloni con nessuno. Ecco, insomma, siete pronti a farvi sentire, basta insomma. No, quando si va sul tavolo politico, voglio dire, la prima cosa che ci dicono dice, beh, voi avete il 5%, il 6%, noi abbiamo il 12%, sì, rispettiamo i numeri, però il programma nostro è più importante dei numeri. Se il vostro comportamento, se il vostro atteggiamento, se i vostri programmi discostano dalla nostra linea morale, etica e di programmazione, amici come prima, ognuno per sé, che Dio con tutti. E con queste belle parole concludiamo la nostra chiacchierata. Grazie, grazie a voi, Micheli, grazie a voi. Buon lavoro, ne avrete veramente tanto. Siamo soltanto all'inizio di questa lunga campagna elettorale per le amministrative. Mi sembra che Fratelli d'Italia, tramite le sue parole, si deduce chiaramente, sia molto impegnata e vogliosa di dare molto a questa città. E quindi ben venga per il benessere di tutti i cittadini. A prescindere dai partiti, l'importante è che chiunque lavori per questa città lo faccia per il suo bene, perché ne ha tanto tanto bisogno. Grazie ancora. Grazie a voi. E grazie anche a tutti voi. Prima di tutto, naturalmente, torna domani puntuale alle 7. Seguiteci per tutta la giornata con le nostre edizioni del telegiornale e non solo. Ormai gli appuntamenti li conoscete tutti, alle 21. Vi aspetta come sempre dopo tutto. Buon proseguimento.